Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e vi porto delle notizie per quanto riguarda quest'ultimo aggiornamento che hanno fatto, questo aggiornamento Lowrider che noi tutti comunque aspettavamo da un po' di tempo. Diciamo che ci ha deluso un po' perché la Rockstar ha fatto il suo solito giochetto del cazzo che diciamo non ha pubblicato tutti i suoi contenuti dell'aggiornamento Lowrider parte seconda, e quindi nulla, siamo rimasti un po' diciamo con l'amaro in bocca. Alcune persone che magari si aspettavano delle auto come me, io per esempio aspettavo la Sabre Turbo e invece nulla. E niente, attraverso internet sono riuscito, oddio, non è molto difficile anche se fate delle ricerche voi, a trovare i tre veicoli mancanti. Allora, questo è uno dei tre veicoli mancanti con tutte le varie livree come avete potuto vedere, e poi ci sono altri due veicoli mancanti. Allora, quello era il minivan, come vi ricordate io avevo elencato 6 veicoli, tra cui c'era il minivan, c'era la Tornado e c'era la Sabre Turbo. Quello che avete appena visto era il minivan, questa ragazzi è la Sabre Turbo, la Sabre Turbo che comunque anche qui c'ha tutte le sue varie modifichette, tutte le sue varie cazzatelle con la livrea che avevamo visto in foto. E poi andremo a vedere la Tornado, no? La Tornado, la macchina dei mariachi. Non so, qualcuno di voi avrà visto anche quella con le chitarre che non si può modificare, però è fighissima. Quella si può modificare solo con le mod. Comunque, niente, torniamo al DLC. Questa qui è la Tornado, ragazzi, con tutte le sue varie modifiche. Sono auto, diciamo che sono anche abbastanza belle come auto, o meglio a me piacciono. E ora che cosa dobbiamo aspettare, ragazzi? Che attivino questo DLC. Infatti io ho ritenuto un po' insolito questo aggiornamento abbastanza grande, però solo per tre auto e qualche cazzatella così. Oddio, non che per altre tre auto ci serva tutto questo aggiornamento. Io poi non è che sono un programmatore Rockstar, quindi non so quanto vanno a impegnare le auto, però comunque sia sembrava un po' troppo grande. Quindi ora dobbiamo solo aspettare, forse magari il prossimo mese ci sarà un DLC Lowrider, cioè un DLC, no, neanche un DLC Lowrider, come tanti dicono DLC Lowrider parte terza, no, anche perché questo è sempre la solita parte seconda, però dovranno semplicemente attivarlo come si fa per i DLC tipo San Valentino, Halloween e cazzi vari. Niente ragazzi, spero che queste notizie che vi ho portato vi siano piaciute. Per questo video è tutto, un saluto da Maxi, al prossimo video.